Baggio. Eh sì, ragazzi, è arrivato lui, è arrivato Baggio ed eccoci qua con il football. Non ho fatto due o tre giri come avevo scritto in un post su un video di un amico, di un YouTubers, ne ho fatti un po' di più, ne ho fatti 14 mi sembra di giri, però alla fine è arrivato lui. Subito lui, non è arrivato né nessuno degli altri due. Direttamente Baggio è arrivato al primo colpo, cioè al tentativo numero 13, 14 se non sbaglio, comunque Baggio è arrivato. L'ho già potenziato, l'ho già messo in squadra e adesso andiamo a vedere un po' come se la cava. Intanto prendiamoci i premi di questi giorni, che ho giocato qualche partitella, prendiamoci il tutto, ragazzi. Spero che l'audio vi senta bene perché ogni volta che c'è un aggiornamento di Windows 10 o Windows 11, il computer mi fa ramengo, nel senso che mi perde l'audio, mi perde le telecamere, mi perde i video, non capisco più niente. Devo rimpostare OBS in tutto e per tutto e diventa una cosa un po' rognosa. Ieri sera c'è stato un aggiornamento di Windows 10 e oggi il microfono non lo vedeva più. Non vedeva più il microfono, non capivo più niente. Ho perso un'ora per cercare di ripristinare il tutto. E adesso eccoci qua, ragazzi. Andiamo subito nelle nostre partite. Siamo pronti a giocarcela. Abbiamo fatto due pareggi purtroppo in Divisione 5. Non è che siamo andati tanto, tanto, tanto bene. 0-0 e 2-2. Ma adesso, ragazzi, vediamo subito dov'è il nostro Baggio. Intanto lo metto in panchina perché abbiamo la formazione di tutto rispetto e Baggio, ragazzi, è qua che senz'altro lo useremo. Eccolo qua, lettera B 102 è arrivato Baggio perché ovviamente come con la forza che aveva di meno non può essere. Vediamo subito. Comportamento offensivo 86, ragazzi, controllo palla 101, dribbling 99, possesso stretto 99, passaggio rasoterra 85, passaggio alto 84, finalizzazione 85, calcio da fermo 82, tiro a giro 89, velocità 85, accelerazione 92, potenza del tiro 84, ragazzi, controllo del corpo 96, resistenza 82, ragazzi, non so se... Frequenza piede debole raramente, precisione piede debole alta, forma incrollabile, resistenza all'infortunio in media. Più 2, fantasista, quindi 2 alla statistica del giocatore, controllo palla, dribbling, finalizzazione e controllo del corpo. Condizione di attivazione, questo booster è sempre attivo. Che cos'ha? Doppio tocco, Veronica, sombrero, taglio alle spalle, giro, controllo di suola, a giro da distante, finalizzazione acrobatica, passaggio di prima esterno, giro leader, ragazzi, non ha niente, poverino, non ha niente. Eccolo qua, pronto a entrare in campo, zero partite, ragazzi, cos'è? Funambolo, ho visto qualcos'altro, va bene. Direi a questo punto, formazione, ragazzi, tutto rispetto, però abbiamo i giocatori in panchina troppo forti, Odegaard e De Bruyne, Donnarumma, sono tutti lettera A. Ho tolto Maradona per fare posto a Baggio, perché Maradona non lo sfruttavo tantissimo e invece Baggio mi sa che lo proviamo. Poi vediamo se nel caso se poi non rende, rimettiamo Maradona. Vediamo. Intanto, ragazzi, come sempre vi ringrazio per i vostri like. Ho visto questi giorni aumentare diverse iscrizioni. Sono contento, mi fa piacere che seguite il video. Ho visto che la live che ho fatto l'altra sera è seguita anche in differita, vedo tante persone che la guardano, che l'hanno guardata, sono contento, mi fa molto felice anche delle iscrizioni, dei vostri commenti, delle vostre visualizzazioni, ragazzi, delle condivisioni che fate sui social, mi fa tanto tanto piacere e vi ringrazio per questo, vi ringrazierò sempre. E andiamo a vedere adesso, ragazzi, cosa giocarci, cosa fare. Andiamo nel matchmaking, dobbiamo fare 10 punti per restare, 13 per andare in divisione 4, vogliamo ritornare in divisione 4, ovviamente. Un saluto ai nostri amici YouTubers come sempre, salutiamoli tutti. Quelli che portano questa simulazione sul loro PlayStation, sui loro YouTube e sono Alessandro Gamer, Leburneo, The Last Ace, Alebeni 86. Tutti bravi ragazzi, bravi YouTuber, giocano anche bene, sono in gambe simpatici. E poi salutiamo anche Lupo del Tubo e Squalo Calcio che non portano e football, portano altre simulazioni sportive di calcio e non, ma sono anche loro in gambe simpatici. Trovate nella mia sezione canali tutti questi sei amici, il loro indirizzo, il loro link su YouTube. Mi raccomando, fateci un salto se vi piacciono, poi
sta a voi decidere se seguirli o no. Io ve li consiglio perché veramente sono in gamba, io li seguo. Va bene ragazzi, andiamo un pochino. Superstar, Superstar contro la patatina. Ho già fame ragazzi, facciamo questa partita veloce, poi andiamo a mangiare. E maglia bianca per noi, loro c'è la maglia colorata, ovviamente maglia tipo Barcellona. Andiamo avanti, vediamo un po' come ce la giochiamo. Vediamo subito la nostra formazione. Oh, Martinez non è un granché. C'è la Noglu, Kimmich, c'è tutti gialla, a parte la difesa che abbiamo Aldair, Maldini, Schmeichel, che sono freccia verde. Gli altri sono tutti giallini. Va bene, vediamo in panchina che abbiamo. Allora, PT ragazzi è una freccia blè. Potrebbe dare una mano, un cambio a Kimmich nel vostro... Musiala ragazzi, Musiala è una bestia. 101 Musiala, De Bruyne ragazzi. Io direi di partire subito con questi ragazzi, metterei subito Musiala qua perché Musiala ragazzi mi piace troppo. Se non lo lasciamo perché se capita qualche punizione ce la batte bene, sappiamo, De Bruyne un po' meno, quindi lo lasciamo lì. Petit ragazzi mi ispirerebbe, però io Kimmich è forte, lo teniamo lì tranquillamente. Va bene ragazzi, ci mancherebbe un bustato sulla sinistra, non c'è nessuno da mettere sulla sinistra? No, in realtà possiamo metterci Petit che è bustato e che è anche veloce, però direi che non è veloce quanto, però è 100, ragazzi facciamo un esperimento, ci mettiamo PT qua, DS, ed è veloce, vediamo quanto è veloce, non ho proprio idea di quanto è veloce, non è tanto veloce, però gioca anche comportamento difensivo, diciamo che lo teniamo come comportamento difensivo, ci va bene così ragazzi, mettiamolo lì, teniamo PT e lasciamo in panchina il nostro amico Teo. E adesso a questo punto l'avversario, non ho visto l'avversario ragazzi, diamo una cartina all'avversario. Vi ricordo intanto in descrizione trovate il link alla playlist di questa stessa serie. Se avete perso un episodio, Messi, Son, Griezmann, Mitoma, Mbappé. Gioca con 4-5 attaccanti, va bene, Bellingham davanti alla difesa, con Rudiger e Beckenbauer, cane in porta, due tedeschi davanti alla porta ragazzi, e noi adesso andiamo a giocarcela, mi raccomando, in descrizione trovate, ho detto il link alla playlist, trovate anche il link a Telegram, ho aperto un canale, ho aperto un gruppo, nel gruppo si parla di calcio, calcio in generale, sia di football, di FIFA, di PES, di quello che volete, anche calcio reale, anche Champions, anche campione italiano, insomma è un gruppo per discutere, non costa nulla, è gratuito Telegram, quindi vi chiedo di, se volete iscrivervi, entrate, vi iscrivete, poi ci salutiamo, vediamo cosa fare. C'è la musichetta bella qua, c'è la musichetta bella, giochiamo fuori casa noi, c'è un sbaglio, quindi subito una fase, mettiamo subito in difesa, non vorrei subito beccare un gol al primo colpo. I 22 attori di oggi sono già sul palcoscenico e non ci resta che assistere insieme a questi 90 minuti di spettacolo. Cristiano Ronaldo! E vai, subito! Subito, Ronaldo ragazzi, subito, non posso essere più felice di così, Ronaldo è entrato subito e l'ha messa dentro, l'avversario è partito molto male, cane un po' incastato, cane un po' incastato, vediamo, l'ha appena dimostrato, hanno provato a ostacolarlo in tutti i modi, ma lui si è liberato di prepotenza, gran gol. Primo acuto della gara, già nei minuti iniziali. In questa azione è mancata un po' di inventiva, forse cercavano lo spazio per affondare, però ah, peccato, lo sposta di peso e gliela porta via. Bellingham, gli avversari possono tirare un sospiro di sollievo visto che hanno buttato al vento un contropiede, che botta, porca miseria, da fuoriare, gran peccato, è la sua mattonella quella, ha fatto bene a provarci anche da così lontano. Non è andata bene, ma resta un gran tentativo. Supera il diretto avversario. Palla all'Altaro Martinez. Madonna, bravissima. Senza successo, però. Me l'ha presa, bravissima. Andiamo di qua. La gioca a sinistra. Davis. Bellingham. L'Inter. È già referto. E ora ha una solida base di partenza in questa gara. Sono stati bravissimi a prendere subito il controllo del match. Adesso dovranno essere attenti a interpretare fallo e anche piuttosto punizione, era vantaggio, poteva anche la siamo, era vantaggio ragazzi, era vantaggio, ce l'hanno avuto, vabbè, l'avversario non è temibilissimo, ragazzi stiamo giocando abbastanza tranquilli, dai passala di qua che è libero, vai così e ti me l'ha preso, schiaccia il piede sull'acceleratore, Çalhanoğlu,
Palla in avanti verso il compagno. Bravo. Prova a fare tutto da solo. Rudiger. La partita si è accesa subito, non erano ancora trascorsi 10 minuti dal fischio iniziale. Già un gol. Bravissimo, me l'ha preso subito, bravo. Son Heung-min. Via! Lo hanno marcato molto bene, non si è potuto liberare. Ah, peccato. Ah, me l'ha presa? Bravo, 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 bravo. Costruiscono la manovra con sicurezza. Salva Schmeichel! Tentativo in avanti, lungo. Intervento difensivo molto tempestivo, ha interrotto l'azione d'attacco con una grande determinazione. Petro passaggio corto. Messi. Va alla ricerca di un compagno davanti. Musiala. Vediamo se può capitalizzare. Basta qua, cazzo, Ragazzi, qua ci fa dei falli, ammonite un pochino, cazzo, ragazzoli. Ammonire un po', bisogna un po' ammonire sta gente qua, non è che si può sempre fare. Dai, l'anfondo che è libero, Ok. Qui pallone sprecato. Lautaro Martinez. Punizione anche questa, di qualità qui, un'azione pregevole bloccata da un intervento ugualmente eccellente. Ah, Madonna. Vede lo scatto e cerca la profondità. Sembrava che stessero per concretizzare un'azione iniziata bene, dovranno riprovarci. Figo vuole la profondità. Son cerca lo spunto. Son. Ragazzi, invece credo di fare un po' meglio, mettiamo l'attacco in attacco perché voglio cercare di fare un altro gol. Anche in attacco voglio fare un altro gol per poi chiudere nel primo tempo e salutare tutti. Dai, forza, facciamo così, tacca sopra, vediamo di passarla subito in là, vai, così, con calma. Cerca il passaggio ma non trova la precisione. Palla filtrante per Cristiano Ronaldo, passa il pallone però male. Messi. Una serie di passaggi puliti, efficaci. Madonna, come cazzo ha fatto a prendere? Larga il gioco con palloni a sinistra. Occasione per il contropiede. Madonna. Prova a superare la difesa con un filtrante. Errore qui, pallone sprecato. Cerca l'uomo là davanti. Çalhanoğlu. Ottimo senso della posizione, pericolo sventato. Arriva Cristiano Ronaldo. Musiala. Calcio di punizione. Punizione, va bene. Punizione da qua. Da qua adesso è un po' più difficile. Vediamo un po'. Possiamo cercare di metterla al centro. Chi la batte? Oh! Battiamo sta punizione, raga. Perfetto. Non so se molti così, avere il mix di forze e precisione per provarci da lì. Vedremo come se la caverà. Vediamo. Incornata! Urca! Ronaldo, dai, Ronaldo, puoi fare il gol, dai. Ragazzi, impegniamoci un po', lo sarà vincere l'avversario, Stiamo giocando al primo tempo che siamo in vantaggio, cerchiamo di mantenere. Cristiano! Porca troia! Angolo! Vabbè ragazzi, il portiere ha fatto una merda cattata, ma noi non abbiamo fatto gol. Dobbiamo giocare un pochino meglio, ragazzi, dobbiamo cercare di essere più. Vediamo se riusciamo da qua. Cristiano Ronaldo! Pericolo sventato, adesso possono ripartire in velocità. Attaccare con troppa azione fallosa, cos'è? Nessun dubbio. Di chi è la punizione? Mio o sua? Non ho capito. Ah, sua, la dà lui, va bene, ragazzi. Impegniamoci ancora un po' qua perché. Sembrano aver eretto un muro in difesa. Ah, ma bravissimo. Messi. La difesa spezza questa azione personale molto pericolosa. Ah, Madonna. Messi. Lautaro Martinez.
non riesce a vincere il duello fisico. Messi. Tocco preciso. Ruba palla in modo magistrale. Cos'è? Ah, fino al primo tempo è venuto un mezzo colasso pensando a un rigore, ragazzi. Dai, dai, impegniamoci un poco di più che possiamo sicuramente piove prevista per domani, dai, più... ah, dai, forza, 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 dai. Vediamo quattro tiri in porta contro terra, ragazzi, possiamo, dobbiamo fare il possibile per vincere questa partita, hanno mostrato sprazzi di buon calcio. Siamo sul 1-0 ma gioco in attacco perché voglio vincere assolutamente. Baggio poi non so se metterlo su in questo momento, Baggio non mi sembra ideale per... però ragazzi mi sembra che qua vediamo un attimino che è successo, perché non vorrei... no, c'è la Roma ancora in forma, lo lasciamo lì, dai, lasciamo Cianoglu ancora in squadra, vediamo il nostro avversario. Adesso ho messo in pausa lui, va bene ragazzi, aspettiamo. Si parte per la seconda frazione di gioco. Il vantaggio di 1-0 non dà nessuna certezza, devono dimenticarsi il gol e continuare a fare il loro gioco come se fossero ancora sullo 0-0. Cristiano Ronaldo! No! Cazzo, Ronaldo, che azione! Questo, ragazzi, non si, non può Ronaldo farmi ste cazzate. Ti butto in panchina per entrare Baggio, eh. Guarda che faccio entrare Baggio, eh. Davis. Bellingham. Messi. Passaggio sulla destra. Viene servito bene. È solo. Ancora una volta la difesa non regala niente. Ottima prestazione difensiva che risponde a un'iniziativa individuale altrettanto lodevole. Griezmann. L'azione personale viene interrotta da una difesa molto attenta. C'è Messi. Pallone interessante in verticale. Çalhanoğlu. La gioca in profondità. Bergomi fa avanzare l'azione con il lancio in giro. Son Heung-min cerca il movimento dei suoi in profondità. Pallone lungo. Vai in così. Verticale. Va dato atto al lavoro magistrale della difesa. Sta togliendo ritmo all'offensiva degli avversari. Cos'è? Fuori gioco? Segnala giustamente la posizione irregolare. Vabbè, i da fuori gioco. I da fuori gioco ci sta, dai. Merda, quasi quasi. Sta tenendo bene il pallone. Un altro passaggio è riuscito. Griezmann si fa avanti in territorio nemico. Se ne va, ecco il tiro! Ma dai, ma cos'è? Ma dai ragazzi, non posso prendere un gol con un tiro in porta. Prendere un gol da un tiro in porta di questi qua, ma dai, non è possibile, ma... cioè, non credevo che venisse a fare un gol così questo pirlo da qua, vai. Qui merita tutti gli applausi. Si ricomincia da una situazione di parità. Quando ci sono in campo due squadre di questo calibro, ecco lo spettacolo che ti aspetti. Botta e risposta, colpo su colpo. Ora bisogna vedere chi avrà più carattere a centrocampo e freddezza sotto porta. La porta era accessibile, chance evidente, la difesa ha tenuto però. Griezmann va via in profondità. Son Heung-min ci mette una pezza, ben fatto. Prende l'iniziativa e la propone in avanti. Ragazzi, questo qua comincia adesso a giocare questo, eh. Non si fa sorprendere da quella palla. Dai. Cerca il passaggio, ma non trova la precisione. La mette in avanti. Ben fatto, è intervenuto quando c'era bisogno di lui. Lautaro Martinez. Palla filtrante per Cristiano Ronaldo. Ha provato a fare tutto da solo, la sua iniziativa però non ha dato i frutti sperati. È inevitabile che andasse così, era davvero complicato trovare il varco giusto in mezzo a così tanto traffico. Anticipa la traiettoria del pallone, scampato pericolo.
Lautaro Martinez. Ah! Hanno girato la manopola dell'intensità e si vede, Fabio. È gratificante assistere a un match così, in cui entrambe le squadre giocano per la vittoria fino alla fine. No, ma che cazzo, devo mirare meglio. Passa il pallone, però male. Il tentativo di palla filtrante non arriva a destinazione. L'idea del passaggio era giusta, gli è mancata la sensazione. No, che cazzo tiri! Ma vai, che cazzo, ma perché tiri? Griezmann. Partita combattutissima e ancora aperta. Chi segna adesso con tutta probabilità si aggiudica la vittoria. C'è ancora un po' di tempo sul cronometro e mi aspetto qualche sorpresa. Finora non c'è stato un vero padrone del match, ma più passano i minuti, più le squadre saranno costrette a concedere qualcosa per cercare la vittoria. Palla filtrante per Cristiano Ronaldo. Madonna mia! Si allunga e trova la palla. Chissà, Fabio, se le squadre si accontenteranno del pareggio o se assisteremo a un colpo di scena. Intercetta il passaggio, pericolo! Tenta di addomesticare un pallone lungo sulla corsa. Ragazzi, io non posso chiedere di... Arriva Cristiano Ronaldo. La recupera con grande senso della posizione. Non posso chiedere di non vincere uno di partite. Niente di fatto, azione interrotta. Avrà un minuto di descuento. Non posso crederci. Non posso crederci, ragazzi. Intervento tempestivo a sbrogliare la matassa. L'arbitro dichiara che è arrivato. E anche questa, il ballo non ha limitato, ragazzi, non si è fatta per entrare anche perché la palla alla fine non usciva mai. Ma non va bene questa partita, non va affatto bene per niente, perché un altro pareggio non ci sta. 5 tiri in porta contro uno, ragazzi, non si può. Superstar, Tamikian, superstar. Non ha giocato bene, ha fatto un tiro e l'ha fatto gol. Va bene, ragazzi, ci sta. Basta fare un tiro, ci fa gol. Grazie, e noi ne prendiamo uno così in questa maniera. Io vi ricordo, se volete lasciare un like, lasciatelo, se vi fa piacere. Però a me non fa piacere sicuramente questa partita. E il loro portiere 6 e mezzo, il nostro 5, vabbè, ci sta tutto. Cambi nessuno, la prossima volta devo cambiare qualcosina in più. Mi ricordo, ragazzi, vi ricordo, se volete lasciare anche un'iscrizione, se non l'avete ancora fatta, attivate anche la campanella per essere avvisati ogni volta volete essere appunto avvisati del nuovo video. YouTube poi vi avviserà se li gira, non è che avvisa sempre. Comunque va bene così, ragazzi, niente, questa è andata così. Domani ne proveremo a fare un'altra, magari stasera o domani farò qualche partitella io per vedere un po' di riuscire. 3 pareggi, ragazzi, 3 punti, non si può 3 pareggi, 3 partite. L'avversario sicuramente è scarsissimo, non è al nostro livello, questo qui non è al nostro livello, è scarsissimo. Ex divisione 2, ragazzi, questo ex 2. Faceva schifo, ragazzi, faceva veramente schifo. Vabbè, io, ragazzi, vi saluto, vi do appuntamento al prossimo episodio. Tufomix vi dà la buona, buon pomeriggio, buona serata, buona cena. Ciao a tutti, ragazzi, alla prossima di nuovo. Ciao, Tufomix.